Il miele è un prodotto di straordinaria qualità, anche dal punto di vista nutrizionale ovviamente. Voi sapete che le api sono le sentinelle della natura. Dove c'è qualcosa che non funziona, le api non ci vanno e quindi sono le prime a segnalarci se ci sono contaminazioni, inquinamenti, eccetera. Il miele in regione è una produzione molto importante. Noi siamo andati a trovare un'azienda, sono tutte aziende familiari ovviamente, seguita da due coniugi, i coniugi Pitonet, e che hanno una introduzione alla loro azienda molto, molto curiosa, che merita di essere letta. Sandro e Isa Pitonet scrivono: le api vanno e vengono dai fiori all'alveare, ma non è turismo, è lavoro. Raccolgono il nettare dei fiori, lo trasportano, lo combinano con le loro sostanze, lo immagazzinano e lo lasciano maturare nei favi. Ecco il nostro miele. Beh, è una descrizione di grande interesse, che sottolinea il grande lavoro che fanno questi piccolissimi, chiamiamoli volatili, scusate la parola. Sandro è un grande intenditore di miele. Da lui ho assaggiato un miele unico, che ha un profumo di spumante, di champagne, un profumo di pesca. È un miele che nasce da una pianta abbastanza strana, che noi non consideriamo che è l'aglianto. È una pianta che cresce sui fossi, che fa un fiore molto grande, molto lungo, e da cui che ha un profumo non piacevole. Invece il profumo del miele, credetemi, è straordinario. Vi leggo la degustazione di questo miele. Allora, colore oro. Profumo delicato che ricorda la zagara e la ginestra, gusto elegante e raffinato, ma invadente con sentore di pesca gialla agostana e di spumante maturo. Davvero, il profumo di lievito dello spumante maturo l'ho trovato in questo miele. Sandro è un innovatore nella sua maniera, che è poi lo stile di Friuli Future Forum. Costruito, prodotto, produce dei mieli dove aggiunge al miele stesso altri prodotti, per esempio il golosette. In friulano, che vuol dire goloso, lo abbina alle nocciole del Piemonte. Fate conto, una specie di Nutella con la nocciola e col miele da spalmare sul pane. Straordinario, veramente goloso, da metterci il dito dentro e succhiare. Poi ci sono dei mieli che lui ha preparato e che sono riservati a risolvere dei piccoli problemi. Per esempio, miele ai quali vengono aggiunti oli essenziali naturali dai nomi decisamente fantasiosi: il pisolo, il tonico, il regolo. Il pisolo vi aiuta a dormire, perché contiene oli essenziali di arancio dolce con estratti di valeriana e passiflora. E poi ci sono il regolo, che aiuta a regolare l'intestino. Delle ottime produzioni.